Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, dal 18 al 25 gennaio, si sta svolgendo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno essa ha per tema un passo del libro degli Atti degli Apostoli, che riassume in poche parole la vita della prima comunità cristiana di Gerusalemme e suona così. Erano perseveranti negli insegnamenti degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. È molto significativo che questo tema sia stato proposto dalle chiese e comunità cristiane di Gerusalemme, riunite in spirito ecumenico. Sappiamo quante prove debbono affrontare i fratelli e le sorelle della Terra Santa e del Medio Oriente. Il loro servizio è dunque ancora più prezioso, avvalorato da una testimonianza che in certi casi è arrivata fino al sacrificio della vita. Perciò, mentre accogliamo con gioia gli spunti di riflessione offerti dalle comunità che vivono a Gerusalemme, ci stringiamo intorno ad esse, e questo diventa per tutti un ulteriore fattore di comunione. Anche oggi, per essere nel mondo segno e strumento di intima unione con Dio e di unità tra gli uomini, noi cristiani dobbiamo fondare la nostra vita su questo quattro cardini, la vita sul fondamento della fede degli Apostoli, trasmessa nella viva tradizione della Chiesa, la comunione fraterna, l'Eucaristia e la preghiera. Solo in questo modo, rimanendo saldamente unita a Cristo, la Chiesa può compiere efficacemente la sua missione, malgrado i limiti e le mancanze dei suoi membri, malgrado le divisioni che già l'Apostolo Paolo dovette affrontare nella comunità di Corinto, come ricorda la seconda lettera biblica di questa domenica, dove dice: «Vi esorto, fratelli, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire». L'Apostolo infatti aveva saputo che nella comunità cristiana di Corinto erano nate discordie e divisioni. Perciò, con grande fermezza aggiunge: «È forse diviso il Cristo?» Così dicendo, egli afferma che ogni divisione nella Chiesa è un'offesa a Cristo, e al tempo stesso che è sempre in Lui, unico Capo e Signore, che possiamo ritrovarci uniti per la forza inesauribile della Sua grazia. Ecco allora il richiamo sempre attuale del Vangelo di oggi: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Il serio impegno di conversione a Cristo è la via che conduce la Chiesa, con i tempi che Dio dispone, alla piena unità visibile. Ne sono un segno gli incontri ecumenici che in questi giorni si moltiplicano in tutto il mondo. Qui a Roma, oltre ad essere presente varie delegazioni ecumeniche, inizierà domani una sessione di incontro della Commissione per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le antiche Chiese orientali. E dopodomani concluderemo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con la solenne celebrazione dei Vespri nella festa della conversione di San Paolo. Ci accompagni sempre in questo cammino la Vergine Maria, Madre della Chiesa. Angelus Domini, nunziavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Ut digni officiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.